Ciao a tutti, oggi in questo nuovo video vi voglio mostrare come realizzare il paio di orecchini che indosso. Sono degli orecchini molto semplici da realizzare, quindi anche questa è una creazione per principianti. Si tratta di collegare un link con una monachella e poi appendere a questo link una serie di segmenti di catena in argento 925 e questo è l'effetto finale dell'orecchino. Adesso, come al solito, vi mostrerò l'orecchino più da vicino in modo che possiate vederlo meglio e poi seguirà la lista di materiali necessari per realizzare questo paio di orecchini. Vi ricordo che la lista dei materiali necessari per realizzare questo paio di orecchini la trovate anche nel box informazioni che si trova proprio qui sotto al video. Questi sono gli orecchini visti da vicino. Per realizzare questo paio di orecchini avete bisogno di 5 di questi anellini aperti in argento 925 da 3 mm. Il diametro di ogni anellino è 0,64 mm. Poi vi servono 6 segmenti di questa catena in argento 925 roulant mezzo tondo 2 mm. 2 mm sarebbe la dimensione di ogni anellino della catena. Io ho creato 6 segmenti ed ogni segmento è composto da 30 anellini della catena. Poi vi serve una coppia di link come questi, link bar 51 argento 925 da 13 mm, e vi serve anche una coppia di monachelle. Io ho scelto queste in argento 925, dimensione 21 mm. Aprite uno degli anellini in argento 925 e lo fate passare all'interno di uno degli anellini del nostro link. All'interno dell'anellino andiamo ad inserire anche l'ultimo anello di uno dei segmenti di catena che abbiamo tagliato e poi chiudiamo il nostro anellino. Adesso apriamo un altro anellino e lo facciamo passare nell'anellino centrale del nostro link. Poi prendiamo la catena che abbiamo già attaccato alla nostra lavorazione e facciamo passare l'altra estremità all'interno dell'anellino che abbiamo appena aperto. Prima di chiudere l'anellino, prendiamo un altro segmento della nostra catena e inseriamo all'interno dell'anellino aperto l'ultimo segmento di questa nuova catena. A questo punto, con le due pinze, chiudiamo l'anellino. Apriamo ancora un altro anellino e lo inseriamo nell'ultimo anellino del nostro link. E all'interno di questo anellino aperto facciamo passare anche l'ultimo anellino della catena che ci è rimasta libera. Dopodiché, con le due pinze chiudiamo anche questo anellino. Quindi adesso ci troviamo a questo punto. Abbiamo attaccato i due segmenti di catenella al primo, al terzo e al quinto anellino. Apriamo ancora un altro anellino e lo facciamo passare nel secondo anellino del nostro link, insomma uno degli anellini liberi. Poi prendiamo l'ultimo segmento e facciamo passare l'anellino terminale del nuovo segmento all'interno dell'anellino che abbiamo appena aperto e poi con le due pinze andiamo a chiudere anche questo anellino. Adesso apriamo il quinto anellino, lo facciamo passare nell'ultimo anello libero del nostro link e poi all'interno di questo anellino aperto dobbiamo far passare anche l'ultimo anello del segmento di catena libera. E poi anche in questo caso andiamo a chiudere l'anellino con le nostre pinze. In questo modo la parte pendente dell'orecchino è terminata. Adesso con le pinze apriamo l'anellino della nostra monachella e lo facciamo passare all'interno dell'anello del nostro link in questo modo e poi richiudiamo l'anello della nostra monachella in questo modo. E così l'orecchino è terminato. Come al solito spero che il tutorial sia stato chiaro e vi sia di ispirazione e ci sentiamo al prossimo video. Ciao, ciao ciao!